più comune. Ci sono due Aaron a Londra, noi siamo a Moorgate in questo noi momento. Siamo al numero 5 di Moor Lane e ci potete trovare qui. Se preferite ordinare online, potete anche ordinare online se vivete nell'area. Vi ringrazio, io ho provato il cibo, vi invito tutti a venire qui a mangiare perché si mangia molto bene. Ho anche appena bevuto il caffè ed era ottimo, italianissimo. E appuntamento con Sapori di Londra alla prossima puntata. Grazie. Ciao. Mille Luca. Stay tuned. Can I get a woo-woo? Bentornati con noi, questo era Love is Here di David Lessing. Altro giovane artista sempre di London Wire Radio. Stanno aumentando. Siamo circa una quarantina di artisti. Ancora non li abbiamo passati tutti perché ovviamente siamo anche in crescita. Bisogna formare bene il palinsesto, esatto. Ma abbiamo mail su mail. Anzi, tra l'altro abbiamo ricevuto molte mail riguardo anche alla rubrica dedicata a L'Avvocato Risponde, eh? Esatto. Ci sono già arrivate le mail riguardo case, domande sul lavoro, insomma, sì. Poi risponderemo con i nostri tre avvocati divisi per sezione. Esatto. Allora, abbiamo parlato di cibo comunque di qualità, quindi passiamo al... So che c'è stato un evento, a vivere con la qualità, esatto, all'Eco Build. L'Eco Build, esatto. C'è stata questa fiera, giusto? E la nostra amica Valentina Ortis ha incontrato e intervistato il presidente della Camera di Commercio e il vice capo missione dell'ambasciata Vincenzo Celeste, che erano lì presenti perché, come ogni anno, ormai da 7 anni, la Camera di Commercio è lì presente con varie aziende italiane e in questo settore ecologico anche qui l'Italia è protagonista. Esatto. Quindi a livello mondiale c'è un po' questa tendenza ormai a andare verso, no? Verso sì, l'ecologia. Sì, sì. Infatti l'ambasciata è molto attenta anche a problemi ecologici perché è la prima sede diplomatica, pensate, l'ambasciata italiana del Regno Unito a dotarsi di un impianto fotovoltaico per la produzione di elettricità, che questo gli permette anche di avere un risparmio. Certo, è importante questo. Certo, importantissimo. Poi abbiamo parlato anche di ovviamente l'Expo 2015 e quindi sentiamo l'intervista al presidente Leonardo Simonelli della Camera di Commercio e al vice capo missione dell'ambasciata Vincenzo Celeste. Qual è il ruolo della Camera di Commercio qui all'Eco Build e quali sono anche i progetti principali che l'Italia porta in questa fiera mondiale? Allora, la Camera di Commercio già da 7 anni partecipa a Eco Build e ancora più entusiasticamente da che
EcoBuild è stata acquisita da UBM, che è una delle case, la terza, seconda mondiale di organizzazione di fiere, perché è importante la professionalità di chi anche organizza fiere, la serietà, la selezione. Devo dire che questo è un punto di incontro molto importante e noi insistiamo perché l'Italia sia presente al meglio. Su questo abbiamo l'appoggio dell'ambasciata, che capisce l'importanza del settore, di quanto spazio ancora ci sia per prodotti, tecnologie, innovazioni, architetture italiane. Tutti sanno che il mercato italiano si è un po' ristretto, anzi è in una fase forse in cui è necessario attrarre investimenti per farlo riprendere. Qui invece fortunatamente per loro gli investimenti ci sono e quindi c'è un fiorire di nuove attività, di ristrutturazioni che si presta particolarmente a queste tecnologie italiane, che in fondo sono anche sul piccolo, perché a parte che abbiamo partecipato anche ai grattacieli, ma spesso è importante trovare i particolari, i materiali nuovi, cioè tutto questo è presente a EcoBuild, e quindi noi siamo molto contenti che ci siano 40 aziende italiane che ci hanno seguito e ringraziamo l'ambasciata per il supporto. Infatti volevo chiedere appunto anche quale sia il ruolo dell'ambasciata in questa fiera e come voi supportate i nuovi progetti. Allora, come facciamo un po' in tutto il settore, il ruolo dell'ambasciata è quello di riuscire a fare in modo che tutti gli attori del sistema Italia, e la Camera di Commercio è uno dei più antichi e più efficaci attori in questo paese, possano lavorare a creare delle sinergie in modo tale da poter favorire la promozione e la presentazione di aziende italiane che vengono qui e poi sono in grado di esporre e di presentare il meglio un po' della nostra produzione. Ci sono tutta una serie di settori, se vogliamo anche di nicchia, nel campo dell'innovazione tecnologica legata alla sostenibilità ambientale, in cui l'Italia è assolutamente leader. Questo è un paese nel quale, come diceva il presidente Simonelli, il settore edilizio è in crescita, forse dovremmo anche ammettere che non si è mai fermato, siamo a livelli che sono superiori a quelli del periodo precedente la crisi economica ed è una ripresa o uno sviluppo, più correttamente, che viene accompagnato da una crescita parallela anche del settore ecosostenibile, cioè della introduzione di materiali, tecnologie, metodologie che servono poi in fondo a raggiungere gli obiettivi che a livello europeo, oltre che mondiale, ci siamo dati: obiettivi di riduzione dei gas serra, aumento dell'utilizzo delle energie rinnovabili e, mi riferisco specificamente al settore edilizio, l'aumento dell'efficienza energetica degli edifici. Siamo alle porte dell'Expo a Milano e volevamo chiedere di nuovo qual è il ruolo sempre della Camera di Commercio e specialmente quali sono i progetti più importanti che saranno presentati all'Expo italiani. Allora, siamo, come dite, alle porte coi sassi, espressione tipicamente toscana per dire che siamo molto vicini all'apertura dell'Expo e quindi dobbiamo correre. Questa settimana ha visto una presentazione dell'Expo in Scozia alla presenza della First Minister scozzese e abbiamo trovato grande entusiasmo anche da parte degli scozzesi per venire in Italia, naturalmente in primo luogo partecipare con eventi al padiglione inglese che è presente all'Expo, ma poi naturalmente passare anche al padiglione italiano che è stato presentato ieri sera invece a Londra dall'ambasciatore e dalla Camera di Commercio e all'Istituto di Cultura, proprio per attirare a questo punto non solo aziende ma anche visitatori, anche businessmen, perché bisogna creare un volano, secondo me, di interesse. Si parla di 20 milioni di visitatori e che bisogna che questi visitatori facciano due cose: intanto considerino anche la possibilità di andare da Milano perlomeno
nelle vicinanze. Ieri abbiamo presentato l'Emilia Romagna, la Campania, la Toscana, il Veneto, perché io ritengo che l'Expo sia una cosa nazionale, no? Non solo milanese. Tutto questo sforzo naturalmente all'ultime battute, siamo forse anche in ritardo, perché questo è un po' tipico degli italiani, muoversi all'ultimo momento, però siamo fiduciosi che con l'entusiasmo che ci caratterizza recupereremo e questo sia un evento di rilancio. Non aggiungo molto, dal punto di vista della tempistica. La cosa che incoraggia tanto è che credo 2 settimane fa ci sono stati i primi dati relativi alla crescita del prodotto interno lordo, per la prima volta dopo 4 anni abbiamo rivisto il segno positivo. Ecco, lo consideriamo di buon auspicio, un buon viatico per l'Expo, che possa fungere, come diceva il Presidente Simonelli, da volano dell'attrattività, dell'attrazione verso l'Italia di investitori. This is London One Radio, the voice of Italians and Londoners. Music, interviews and shows. Stay tuned. Allora, bentornati con noi. Siamo in chiusura. Sì, come sempre siamo in chiusura. Speriamo che stiamo facendo compagnia a chi ci ascolta anche nel nostro podcast. Abbiamo sentito 2 cose importanti. Caterina 55, fast food veloce ma attento alla qualità. E poi anche la qualità nel vivere con EcoBuild e l'incontro con i 2 importanti personaggi, il presidente del Canone di Commercio, esatto, e il capo missione dell'ambasciata. Beh, a questo punto salutiamo i nostri web radioascoltatori, esatto, ci diamo appuntamento, esatto, si fanno sempre questi piccoli spot ma significativi. Le prossime puntate saranno concentrate su temi importanti come le elezioni politiche, perché insomma noi italiani viviamo, certo, qui a Londra e vogliamo capire anche noi. Insomma, ho intervistato un importantissimo giornalista, poi avremo anche una psicologa, insomma ne sentiremo delle belle, naturalmente sempre alla radio London One Radio, The Voice of Italia on London. Ma ora andiamo? Pubblicità. No, andiamo in spazio musicale con, abbiamo iniziato con un ritmo africano con Jaapar Dollaz e finiamo con un rock country, esatto, dagli States. Sì, lui è David Cooler con Country to the Bone. Sì, Country to the Bone, David Cooler, un saluto a tutti. Ma come ti è venuto a mente di dire pubblicità, Eli? Eli, ma stiamo impazzendo. Tu non mi arreggi la botta di Londra. Ah, lasciamo perdere. Andiamo, David Cooler con Country to the Bone. Ciao, ciao alla prossima. Have you ever met those people who've been there and done that? Yep, me too. They'll sit there and claim they was raised up just like you and me. Well, I wouldn't be so sure about that. Well, you might think you're country, but are you country to the bone? Oh, you know, listen here. You got to walk the creek. Eat grits and eggs with hot food. Cook collard greens with ham hocks. Chew on a tongue from a pudding pie. And have you ever made love with your clothes still on? Can I get a hell yeah? Hell yeah! Well, now you might think you're country, but are you country to the bone? Are you now? Do you have a sweet girl? You've been towed up from the floor up, staying out late with your date, sipping moonshine on your tailgate. And have you ever kissed your dog right square in the mouth? Bow, wow, wow. Well, now you might think of country, but are you country to the bone? Now just because you got Country Boy across your windshield and a bumper sticker that says I love Larry the Cable Guy, that don't mean nothing to me. It's about the way you do things and the things that you do.
See, the way we was brought up is what separates us from everybody else. 'Cause they might think the country